Allenamento congiunto allo stadio Colangelo di Penne tra i padroni di casa biancorossi e i biancazzurri del Pineto Calcio in vista delle possibili ripartenze dei rispettivi campionati di eccellenze di Serie D. La contesa è finita 2-4 per i teramani. In rete per la squadra di mister Marco Pomante, doppietta di Galeano, Del Mastro e il giovanissimo classe 2004 Simone Pepe. Per i vestini, Cutilli e Serti. Tanti gli spunti tecnico-tattici per i due tecnici che hanno provato tanti giocatori e soluzioni in vista delle possibili riaperture dei campionati. Ricordiamo che il Pineto difatti dovrebbe ripartire domenica prossima, 23 gennaio, in casa della San Benedettese. Ancora incertezza per quanto concerne il campionato di eccellenza in programma, per ora solo la Coppa Italia. Le prossime ore, i prossimi giorni sicuramente diranno di più sulle rispettive sorti delle due competizioni. Ma per adesso è normale che giustamente è stato bloccato il campionato, perché penso che la cosa principale adesso è vedere bene come va l'andamento di questa pandemia che da 2 anni ci dà fastidio. E per quanto riguarda la partita di oggi è stata una buona partita. E abbiamo dato seguito alla partita di ieri fatta col Teramo, oggi hanno giocato i ragazzi che ieri hanno trovato poco spazio. È servito più che altro per dare minutaggio a quasi tutta la rosa. È stato un test importante perché hanno giocato anche ragazzi oggi, soprattutto qui a Penne, ragazzi che hanno trovato poco spazio ultimamente, soprattutto ragazzi giovani dalle juniores, hanno fatto molto bene, sono contento. Ma questo non lo so, sinceramente non ci credo tanto a questa finestra di mercato, se veramente riapriranno il mercato. Ma a noi, penso insieme alla società, adesso noi sappiamo quello che dobbiamo fare, l'abbiamo già fatto e si arriverà qua sicuramente qualche under, perché adesso questo è l'obiettivo nostro, di ringiovanire pure un po' la rosa, che è anche giusto così, perché dobbiamo anche sfruttare anche i giocatori che vengono al settore giovanile, i giocatori che abbiamo in rosa, giovani che sono validi, sono forti. Io credo che già hanno deciso di riaprire il mercato, penso che sia una cosa inutile, che non fa bene al calcio, perché chi sbaglia deve sbagliare, fa parte del gioco del calcio. Il mercato si deve aprire, non si può aprire sempre, non può essere sempre aperto, anche perché se è chiuso una settimana fa, 10 giorni fa, non è possibile riaprirlo il 24. Però se hanno già deciso, non possiamo farci nulla. Spero che non ci sia una nuova riapertura, ma che ogni anno ci sta un qualcosa di nuovo. L'anno scorso è stato aperto 6 mesi il mercato, non è giusto per le società che serie che si impegnano. Ci sono società che cambiano tre squadre, non va bene. Io penso che non sia giusto, però io non comando nulla, ci atteniamo a quello che c'è alle disposizioni della federazione, però credo che non sia giusto riaprire il mercato. Come ogni anno vorremmo fare un campionato importante, l'anno scorso abbiamo fatto, quest'anno eravamo partiti bene, però poi, ripeto, qualche cosa non ha funzionato, anche del merito nostro sicuramente. Però l'obiettivo è sempre quello di fare il massimo possibile. Noi sono 5 anni di fila che ci andiamo ai playoff, sperando anche quest'anno di poter arrivare a fare i playoff, però sarà un campionato difficile perché ci sono tante squadre che stanno investendo soldi importanti e quindi noi dobbiamo stare lì, cercare di fare il meglio possibile, di far giocare il più possibile i ragazzi della nostra società e far crescere i ragazzi. Il prossimo anno sicuramente Pineto farà un campionato con tanti ragazzi e avendo tanti 2004 e 2003 forti, il prossimo anno bisognerà solo sistemare un po' con qualche innesto importante. La squadra Pineto è questo, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni si sta concretizzando, perché tutti i ragazzini che escono fuori dal nostro settore giovanile, quindi questa è una grande soddisfazione. Il fatto di l'anno scorso di essere arrivati terzi, aver vinto i playoff e di aver vinto il terzo premio giovani di serie, penso che sia il massimo per una squadra che poi ha raggiunto un obiettivo importante, perché è chiaro che se fai giocare tutti i giovani e ti salvi all'ultima giornata puoi anche fare primo, però arrivare a fare dei risultati importanti e arrivare con i giovani di serie a prendere un premio fa sempre piacere. Sì, un buon allenamento, noi veniamo dall'amichevole di giovedì col Chieti, oggi col Pineto, due partite impegnative per noi. Abbiamo fatto bene sia con Chiede sia con il Pineto. Chiaramente oggi stavamo un po' stanchi perché comunque abbiamo fatto tutta la settimana allenamento, abbiamo un po' forzato, quindi sapendo che c'è ancora la sosta e la ripartenza, sembra che si riparte il 30,
però dico che queste due partite sono stati due bei test. Noi l'obiettivo nostro purtroppo è la salvezza, quindi abbiamo questo obiettivo perché il Penne comunque ci dobbiamo salvare, quindi purtroppo ci sono stati tanti problemi dall'inizio, io sono tornato qua da un mese e mezzo, quindi da prima della sosta abbiamo fatto bene, abbiamo fatto 10 punti con 5 partite, poi chiaramente con questa sosta un mese fermi comunque tanto, sicuramente la ripartenza sarà un altro campionato, quindi noi l'obiettivo nostro rimane la salvezza perché comunque ci crediamo fino alla fine e credo che la possibilità ci stanno. Dunque il Penne vuole ripartire al più presto? Sì, noi vorremmo ripartire, chiaramente è normale che va visto prima altre situazioni con questa pandemia che sono 2 anni che comunque ci dà fastidio, queste poi sono cose che sicuramente ci sarà chi deciderà per noi che è giusto che sia così.